Buon pomeriggio, riprendiamo i lavori di questa giornata dedicata a Benvenuto da Imola con la sezione pomeridiana. Ci sarà qualche diciamo modifica rispetto al piano prestabilito, la prima relazione rimarrà nella stessa posizione, procederemo poi con la premiazione, quindi con la presentazione del volume con la lectura Dantis Ferrariensis. E infine con il professor Rossi che ci parlerà di Benvenuto da Imola e l'aneddotica dantesca. Procediamo dunque, quindi invito al tavolo dei relatori Giuseppe Simonelli, anche lui un frutto dell'alma madre di Bologna, allievo di Giuseppina Brunetti, che ci porterà nel mondo di Benvenuto da Imola, commentatore di Dante, nel suo rapporto stretto di osmosi con un altro grande espositore, nonché fedele per lunghi anni a Dante, cioè Boccaccio, e gli lascio volentieri la parola. Grazie. Si sente? Ok, allora innanzitutto buon pomeriggio e ci tenevo in primis a ringraziare il professor Petoletti, il professor Rossi e in generale tutto il CESBI per aver organizzato questa giornata e poi un ringraziamento particolare voglio farlo alla professoressa Brunetti che appunto è stata relatrice della mia tesi, quindi per tutto l'aiuto che mi ha dato in questi mesi e anche poi soprattutto per avermi dato la possibilità di essere qui in questo pomeriggio. E quindi inizierei la mia relazione. Oggi vi parlerò di alcune chiose ai personaggi danteschi nei commenti di Boccaccio e appunto di Benvenuto da Imola. Tali chiose, a mio avviso, potrebbero essere spie interessanti per delineare meglio e con più esattezza il rapporto tra l'imolese e il certaldese. Partirei quindi da una piccola premessa. Come è noto, nell'estate del 1373 Boccaccio accettò l'incarico di leggere pubblicamente a Firenze la commedia di Dante. Le letture iniziarono, secondo il Monaldi, il 23 ottobre di quello stesso anno e si svolsero all'interno del convento di Santo Stefano in Badia. In seguito all'acuirsi di una noiosa malattia del Boccaccio, furono poi interrotte all'inizio del 1374 e, complice anche la peste che infuriò Firenze da marzo a settembre di quell'anno, rimasero definitivamente sospese all'inizio del 17° canto dell'Inferno. Il testo delle esposizioni è costituito dunque dagli appunti delle letture che il Boccaccio tenne, lo si intuisce sia dalla presenza sui margini di due codici della sigla L seguita da numeri progressivi che indicano appunto il numero della lettura, sia dai numerosi ed espliciti riferimenti agli uditori e alla lettura stessa contenuti nel testo. Al testo poi Boccaccio ha probabilmente aggiunto dei materiali e degli appunti che dopo una successiva revisione complessiva avrebbero adattato le letture ad una più compiuta forma scritta. Così, ad esempio, si giustificano le pagine eccessivamente erudite, poco adatte per una lettura rivolta ad un pubblico in parte popolare, e i riferimenti proprio all'opera scritta e ai lettori. Ad assistere alle letture di Boccaccio, come appunto è noto, dovette esserci anche il nostro Benvenuto da Imola. A darcene notizia è lui stesso in una chiosa famosa del suo commentum, cioè la chiosa Paradiso 15, versi 97-99. Nello stesso commentum, come hanno dimostrato soprattutto i lavori di La Favia, Ubertico, Tignoli e Rossi, Benvenuto dimostra una grande conoscenza delle opere del certaldese. Il professor Rossi, in particolare, ha individuato all'interno della redazione definitiva del commentum ben 40 rinvii espliciti o impliciti a Boccaccio e alle sue opere. Le citazioni di Benvenuto dimostrano dunque una vasta conoscenza dell'opera boccacciana
E, oltre alle numerose occorrenze in cui Boccaccio è chiamato in causa con espressioni di deferenza, altrettanto numerose sono poi le vere e proprie traduzioni quasi letterali con cui Benvenuto introduce passi soprattutto del Decameron e del Trattatello all'interno della propria opera. A ben vedere, le informazioni che Benvenuto riprende da Boccaccio sono principalmente di carattere aneddotico, cioè egli cita il Decameron quasi alla stregua di un'opera storiografica, dando per vere le storie che vi sono raccontate. È alta poi anche la fiducia nei confronti delle informazioni sulla biografia di Dante, prelevate appunto dal Trattatello. Egli non teme invece di distaccarsi da Boccaccio poi per quanto riguarda più in generale l'interpretazione complessiva della commedia. Sono ben quattro le occorrenze in cui Benvenuto nel Commentum attribuisce a Boccaccio informazioni che non ritroviamo nelle esposizioni. La critica, tenendo conto anche delle formule introduttive utilizzate da Benvenuto in tali occasioni, ad esempio ut mihi narrabat, eccetera, ha ipotizzato l'esistenza di colloqui privati tra i due commentatori. Avvalora tale ipotesi il fatto che la terza e la quarta chiosa di queste quattro occorrenze, ovvero quella a Purgatorio 6, 16, 18 sull'identificazione di Marzucco degli Scornigiani e quella a Paradiso 22, 73, 75 sulla visita di Boccaccio a Montecassino, a differenza delle prime due, si trovano collocate ben oltre il fatidico Inferno 17, dove si fermò la lettura boccacciana. In particolare, la terza, quindi la chiosa a Purgatorio 6, essendo non di carattere generalmente aneddotico, ma strettamente collegato all'interpretazione in cui si trova, Boccaccio in luogo di Erzo. Ma allo stesso tempo mi viene di seguire da qua? Ma giusto per vedere se sono basta che mi dicono che entra a parlare. Di Boccaccio. Benvenuto, non poté guardare la versione scritta che stanno trasmettendo qui dove tu devi reagire, comunque usufruire di diverso materiale sessuale, a scindere da usare che esso derivi da punti presi a Santo Stefano in Badia e incontri privati, come più possibile da entrambe le cose. Sta di fatto che numerose sono le vie che sono uscite di contatto tra i due commentatori. Finita la premessa, passiamo quindi al confronto tra i commenti. Io mi soffermerò su tre esempi, si tratta delle chiose a Enea, a Omero e a Semiramide, in cui Boccaccio e Benvenuto citano la stessa fonte. Infine poi presenterò un caso più intricato e particolare, che riguarda la chiosa a Inferno 360, ovvero a colui che fece per Viltade il gran rifiuto. Quindi partendo dalle chiose su Enea, a Inferno 1, 73, 74, ovvero ai versi quel giusto figliol d'Anchise che venne di Troia, è un tema notissimo e come si sa la situazione è problematica. Se Dante aveva parlato di Enea soltanto in termini positivi, seguendo quindi linea Virgilio Ovidio ed esaltandolo come pio fondatore di Roma, sappiamo tuttavia che era diffusa un'altra variante della storia. Già da Rete Frigio e Ditti Cretese, scusatemi, fingendosi testimoni oculari della guerra, avevano sostenuto che Omero avesse mentito e che la guerra fosse sostanzialmente finita con la prodizio di Enea. Boccaccio, nella chiosa Inferno 1.74, si limita a citare i versi 544 e 545 del primo libro dell'Eneide, che vedete nella slide evidenziata in rosso. I medesimi versi, in questo stesso punto, erano stati in precedenza citati dal solo Pietro Alighieri. Per quanto riguarda Benvenuto, nella lettura Dantis Ferrariensis, che adesso finalmente è stata stampata dall'editore Longo e che dopo verrà presentata, a riprova della rettitudine di Enea, si trova scritto soltanto Sicut dicit Virgilius. Nell'edizione definitiva del Commentum, invece, Benvenuto riporta alla fine della propria chiosa gli stessi versi citati da Pietro Alighieri e da Boccaccio, dopo però aver smentito Servio, che alludeva al tradimento di Enea, grazie all'autorità di Tito Livio. E quindi entrambi citano gli stessi due versi dell'Eneide,
ovvero rex erate neas, nobisquo justir alter, nec pietate fuit, nec bello maior et armis. Passo quindi al secondo esempio, che riguarda appunto Omero. Se i primi commentatori si erano mostrati piuttosto impacciati nel commentare l'apparizione di Omero nel limbo dantesco, ovvero nel commentare il verso di Inferno 488, egli è Omero, poeta sovrano, Boccaccio si dilunga invece in una chiosa in cui sfoggia le conoscenze da poco acquisite ascoltando Leonte Salo, di cui tra l'altro abbiamo sentito parlare stamattina. Dal canto suo, Benvenuto, pur non approfondendo quanto Boccaccio la biografia omerica, offre un'analisi per quei tempi originale del rapporto tra Omero e Virgilio. Egli infatti non solo individua la parte iliadica e quella odissiaca dell'Eneide, ma addirittura distingue la prolixitas di Omero dalla brevitas di Virgilio. Benvenuto si distingue inoltre dall'intera esegesi antica nell'interpretazione della spada che Omero brandisce, e anche per Omero sia Boccaccio che Benvenuto citano, il primo testualmente, il secondo parafrasandola, una fonte comune, ovvero le Tusculane Disputationes di Cicerone. E quindi Boccaccio scrive nel quinto delle sue Questioni Tusculane, scrive Tullio così di lui, e c'è la citazione appunto delle Tusculane, uguale Benvenuto che dice «Hic quidem Homerus fuit cecus, sed omnia vidis et novis videtur, nam meius ingeni picturam videmus, non poesim». E quindi, nonostante Benvenuto non dichiari da dove prende in sostanza l'informazione, anzi lo dice dopo, lo parafrasa, però invece Boccaccio lo cita testualmente. Situazione analoga, tra l'altro, si verifica per quanto riguarda le chiose a Democrito a Inferno 438. Anche in quel caso sia Boccaccio che Benvenuto si richiamano, il primo citando, il secondo sempre parafrasando, al quinto libro delle Tusculane, tra l'altro al passo immediatamente precedente nel libro di Cicerone a questo su Omero. Il terzo esempio, ancora per quanto riguarda fonti comuni, riguarda invece Semiramide, oltrepassato il limbo e quindi oggetto di analisi la schiera dei lussuriosi del canto quinto. Semiramide è appunto la prima regina ad essere citata ai versi 52-60, e di Semiramide tutti i commentatori antichi raccontano che, morto il marito Nino, si sostituì al figlio nella guida dell'impero. Boccaccio e Benvenuto sono però gli unici, questa volta insieme a Guido da Pisa, a riportare il racconto tratto dal settimo libro De Factorum et Dictorum Memorabilium Libri di Valerio Massimo, fonte esplicitata solo da Guido e Benvenuto, secondo cui appunto Semiramide è scesa in guerra con una sola treccia. Quindi Boccaccio scrive: facendosi ella con grandissima diligenza le trecce, avvenne che, avendo ella già composta l'una, le fu raccontato che Babilonia le s'era ribellata, prese subitamente l'armi, ma è dall'assedio si mosse, infino a tanto che presa l'ebbe e rivocata sotto la sua signoria. Ed allora si fece la treccia, la quale ancora fatta non avea. La stessa cosa dice Benvenuto, introducendo però con un ut scribit Valerius, Semiramis audita rebellione Babilonis, cum faceret sibi fieri tricas, et una iam facta, a reptis armis cucurrit ad expugnandam civitatem. Nunquam facta fuit altera trica, donec tota civitas subeus imperium redacta est. E quindi passiamo infine poi all'ultimo esempio, che riguarda la chiosa Inferno 360. Un luogo testuale che la critica ha da tempo individuato come particolarmente interessante, perché è interessante l'identificazione di colui appunto che fece per viltà del gran rifiuto. I primi commentatori, e così anche Boccaccio, non ebbero sostanzialmente dubbi nel riconoscere in questa definizione Papa Celestino V. Una lieve eccezione è Pietro Alighieri, che nella seconda e nella terza redazione offre come alternativa, in realtà quindi non come, cioè affianca all'interpretazione con Celestino, quella possibile con Diocleziano. E,
Quindi i primi commentatori vi riconobbero Celestino, che appunto abdicò pochi mesi dopo essere salito al soglio pontificio. Benvenuto invece apre la sua chiosa proprio rifiutando l'opinione che lui definisce communis et vulgaris. E quindi Boccaccio scrive, estima molti lui aver voluto dire San Piero del Morrone, invece Benvenuto inizia dicendo communis et vulga et vulgaris fere omnium opinio esse videtur quod autor noster hic loquatur de Celestino V. Celestinus fecerit maximam renunziationem, non tamen ex viltate, imo ex magnanimitate. Guido da Pisa e successivamente Boccaccio furono gli unici, tra l'altro tra i commentatori antichi, che si preoccuparono della problematicità di tale identificazione. Celestino V era stato infatti canonizzato e Dante, collocandolo fra gli ignavi, rischiava l'eresia. Guido da Pisa e Boccaccio danno sostanzialmente la stessa giustificazione, e Boccaccio in particolare scrive: quando l'autore entrò in questo cammino, il quale gli descrive, questo San Piero non era ancora canonizzato. Benvenuto invece termina la propria chiosa dando quindi la sua interpretazione alternativa dopo aver, diciamo, smentito quella vulgata, e quindi scrive che costui fu appunto Esaù, iste enim fecit magnam refutationem quando rinunciavit omnia primogenita sua fratri suo Jacob. Infine Boccaccio, come spesso fa nelle esposizioni, segnala anche lui un'interpretazione diversa e scrive: altri vogliono dire questo cotale, di cui l'autore, senza nominarlo, dice che fece il gran rifiuto, essere stato Esaù, per la qual cosa Esaù, tirato dall'appetito del mangiare, rifiutò ogni sua ragione e concedettela a Jacob, e per questo vogliono dire l'autore intender d'Esaù e lui vuol dire aver fatto il gran rifiuto. Quindi, analizzando questo luogo testuale, già in La Fabia, sottolineando che nessun commentatore prima di Benvenuto aveva riconosciuto in colui che fece per viltà del gran rifiuto il biblico Esaù e che quindi Boccaccio doveva necessariamente far riferimento al maestro Imolese, utilizzò questa chiosa per sostenere an influence of Benvenuto on Boccaccio. Tuttavia, già Padoan e dopo di lui Uberti e Rossi osservarono che l'interpretazione benvenutiana era già trasmessa nel precedente manoscritto ambrosiano C198, ovvero nelle chiose ambrosiane, e che molte delle prime esegesi, per non dire delle discussioni orali, sono andate purtroppo perdute, come scriveva appunto Padoan. Rossi aggiunse, tra l'altro, che le chiose ambrosiane sono databili al 1355, quindi assolutamente precedenti ai due commentatori che abbiamo analizzato. Inoltre, nella relativa nota testuale dell'appena pubblicata Lectura Dantis Ferrariensis di Benvenuto, si segnala che tale interpretazione, ovvero il riconoscimento di Esaù in questo verso, era propria anche delle chiose palatine. Mi sembra tuttavia importante segnalare in aggiunta le chiose allo stesso verso di altri due manoscritti. Il primo è il codice 512, ex 589, della biblioteca dell'abbazia di Montecassino, contenente le cosiddette chiose cassinesi, e il secondo invece il codice marciano ITZ54. Nelle chiose cassinesi, le chiose sincrone in Inferno 360 riconoscono, come appunto i commentatori antichi, un riferimento a Celestino V, tuttavia le chiose posteriori segnalano che secundum benvenutum de Esaù qui renunziavit fratri omnia bona primogenita sua Jacob, e quindi traducono letteralmente, citano sostanzialmente Benvenuto parola per parola. Allo stesso modo, nel manoscritto marciano troviamo scritto: communiter, si parla di Papa Celestino, sed doctor meus magister benvenutus de Imola intelligit et exponit de Esaù. È quindi opportuno notare che, benché Benvenuto non fosse stato il primo ad attribuire il gran rifiuto a Esaù, tuttavia abbiamo ben due testimonianze che a lui riconducono tale interpretazione.
anche se ciò non ci permette di concludere con certezza che l'opinione comune attribuisse a Benvenuto tale chiosa, è quantomeno un'ulteriore conferma della stima e dell'autorevolezza attribuita al commento del maestro. Come ho cercato di dimostrare, quindi nel breve tempo della mia comunicazione, i punti di contatto tra i due commenti, non generici ma strettamente testuali, esplicitano in maniera chiara un rapporto importante. Sarà forse auspicabile un lavoro di approfondimento che riesca a chiarire meglio in che modo, attraverso quali esatti codici scritti, attraverso quali altri canali intermedi, tali contatti si siano effettivamente realizzati, tentando anche di portare maggiore luce sui rapporti più strettamente biografici tra Benvenuto e il suo venerabilis preceptor Boccaccio. Io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, grazie molte per la comunicazione e pensavamo di rinviare eventuali discussioni anche relative alla serie mattutina più tardi, magari alla fine dell'insieme di questo pomeriggio. Ecco. Dunque, a questo momento siamo pronti, no, per consegnare il premio. Che adesso stavo guardando se il fotografo è arrivato, perché questo era il punto centrale. No, non è ancora. Gli abbiamo dato 10 minuti. Va bene, ma allora potremmo, come possiamo fare così, se siete d'accordo. Siccome il vincitore è presente e sa già di essere il vincitore e ha preparato anche una piccola serie di immagini per spiegare, insomma, il contenuto del suo lavoro, potremmo anticiparlo, ecco, tanto ci stiamo, no? Nei 10 minuti? Sì, benissimo, allora facciamo così. Quindi intanto mi fa piacere dire che questa consuetudine del premio, che era iniziata appunto nel 17, continuata nel 18, dopo una pausa finalmente riprende, e per noi è molto importante perché anche la valorizzazione degli studi dei giovani attraverso un riconoscimento, ecco, così di natura economica ha il suo valore, il suo peso, e noi faremo di tutto perché questa ottima iniziativa possa procedere. Quindi anticipo subito il nome di, mi ricordo, scusa, ma il tuo nome di Gian Domenico Tripodi, mentre il cognome ce lo ricordiamo perché crea sempre difficoltà a tutti sugli accenti. Ecco, quindi invitiamo Gian Domenico, senza il cognome, a illustrarci il contenuto della sua tesi magistrale, che si è occupata di preparare l'edizione, finalmente, che potremo leggere a breve, no? Immaginiamo, del commento di Benvenuto da Imola alle Georgiche di Virgilio. Ecco, quindi io mi ritiro e gli lascio lo spazio meritato. Dunque, vi ringrazio per il premio e sono molto emozionato di essere qui, perché qui, durante la prima giornata di studi, è nata l'idea di questa tesi magistrale, che poi è diventata anche l'idea di un più ampio progetto di dottorato tra Siena e Parigi. Dunque, il commento di Benvenuto da Imola alle Georgiche di Virgilio è, come è stato detto, un testo inedito che ci è tradito da 10 manoscritti tutti quattrocenteschi, la maggior parte prodotta fra gli anni 30 e 50, che trasmettono il testo in 3 diverse forme testuali, in 3 recollette, come abbiamo sentito stamattina, quindi 3 raccolte di appunti di 3 diversi discepoli di Benvenuto,
tutte e tre le ricollette, tutti i 10 manoscritti fanno capo ad un unico corso tenuto da Benvenuto a Ferrara nel 1378, e seppure la forma della ricollecta non ha per sua natura quella autorevolezza data da una convalida autoriale, ci offre uno spaccato molto vivo e vivace di quella che doveva essere la didattica trecentesca, e in particolare la didattica di Benvenuto. In queste ricollette troviamo un metodo di esposizione parafrastico, quindi un metodo che permette al magister una grande ampiezza di discorso e che si oppone a quel metodo lemmatico serviano che andava semplicemente a commentare, a spiegare alla lettera alcuni lemmi virgiliani. Benvenuto commenta tutto, tutti i lemmi delle Georgiche, ma su questo primo commento letterale innesta momenti narrativi, momenti descrittivi e non pochi momenti di critica e di ironia verso sia le autoritates classiche e medievali, sia i suoi colleghi. Posso ricordare la nota e già citata stamattina canzonatura di Dionigi da Borgo Sansepolcro, che Benvenuto racconta di questa gita fuori porta di Re Roberto di Napoli con Dionigi al seguito, convinto che non piovesse, comincia a, possiamo dire, schernire un povero contadino che invece stava mettendo al sicuro il raccolto dalla pioggia imminente, e davanti a tutta la corte il contadino mostra che in realtà la pioggia sarebbe arrivata, e la pioggia arriva, e quindi a essere schernito non è più il contadino ma l'esegeta nemico, il collega antipatico, potremmo dire, di Benvenuto. E come dicevo, le ricollette ci danno uno spaccato molto vivo di quella che era la didattica di Benvenuto, tanto che possiamo contare il numero di lezioni, non lezioni filologicamente intese, ma proprio momenti di incontro tra Benvenuto e i suoi studenti. Sono 63 per esporre l'intero ciclo georgico. Lo stile è ovviamente uno stile molto semplice, volto alla didattica, ma non per questo banale, anzi permette proprio a Benvenuto questa grande ampiezza di discorso e permette anche al commento di non essere un commento pedante e noioso, vista anche la materia, sicuramente meno avvincente di quella dell'Eneide, ad esempio, o dello stesso Lucano. Quindi lo stile è semplice, ma permette che tutti gli elementi propri del modus operandi, potremmo dire, di Benvenuto vengano alla luce. E vi ho riportato qui questa citazione di Fausto Ghisalberti, dal suo preziosissimo contributo Le chiose virgiliane di Benvenuto da Imola, che dagli anni 30, mi pare sia stato pubblicato proprio nel 1930, rimane un contributo fondamentale e veramente ricchissimo ad ogni lettura. E proprio la forma della ricollecta, ci dice Ghisalberti, fornisce un'immagine viva dell'ormai vecchio Benvenuto, che espone dall'alto della sua cattedra il poema georgico, appianando le difficoltà, illuminando ogni allusione, tutto infervorato a far bene intendere l'utilità di quegli insegnamenti vetusti tramandati dai nostri antenati e a spiegare usi, costumanze, lavori e strumenti della vita agreste. Dopo questa breve panoramica più generale, invece vi tento di farvi vedere un po' qual è la tradizione manoscritta e poi di farvi vedere qualche fotografia dei manoscritti. Come vedete, questo ha la forma di uno stemma, ma non è uno stemma classicamente inteso. Non possiamo pensare ad un archetipo quando l'archetipo sono le lezioni orali di Benvenuto. E da queste lezioni nascono appunto tre diverse raccolte, tre diverse ricollette. I manoscritti totali sono 10, qui ne vedete solo 8. Un manoscritto in Vaticana, un chigiano, non è stato considerato perché presenta soltanto un paio di carte che contengono un piccolo pezzo del terzo libro, e invece un altro manoscritto oggi a Siviglia rimane ancora in attesa di essere visionato a causa delle restrizioni per il Covid. Dunque, la ricollecta A è formata da un manoscritto modenese e da un antigrafo perduto chiamato Alfa, arbitrariamente, dal quale derivano i manoscritti di Cremona e di Londra,
Della Recolletta B fanno parte il manoscritto Ottoboniano alla Vaticana e un codice perduto beta da cui deriva il manoscritto di Oxford, dal quale, che viene copiato da un copista umanista nel 1484, se non erro, e che proprio a causa di alcune lacune presenti nel manoscritto di Oxford e alcuni salti di versi, integra ciò che manca da un testimone della, permettetemi la semplificazione, famiglia Alfa. Per quanto riguarda la Recolletta C, abbiamo due manoscritti, uno oggi a Basilea, alla Biblioteca Universitaria, e uno a Sacro Convento di Assisi. Vi ho portato qualche fotografia. Questi sono i tre manoscritti della Recolletta A: il Cremonese, Biblioteca Statale 109, il manoscritto della British Library e quello di Modena. Come vedete, sono sempre è sempre il primo foglio del commento, il commento al primo verso del primo libro, ma come è evidente dai numeri di foglio, 42 recto per entrambi i manoscritti e 59 recto, il commento alle Georgiche segue in quasi tutti i casi quello alle Bucoliche. Per quanto riguarda la Recolletta B, abbiamo il manoscritto di Oxford, della Bodleian Library, l'Ottoboniano scansionato della Vaticana e il manoscritto umanistico oggi al Museo Orna a Firenze. In ultimo, della Recolletta C, il manoscritto di Assisi e quello di Basilea, manca appunto, come già detto, il manoscritto di Siviglia. Spero di essere rimasto nei 10 minuti e vi ringrazio ancora. Ci tenevo a ringraziare professoressa Brunetti in quanto presidentessa del Centro Studi, il professor Luca Carlo Rossi ed in particolar modo il professor Marco Petoletti, che mi ha accompagnato in questo percorso di tesi magistrale. Vi ringrazio. Chiesto, insomma, riprendendo un po' da questa mattina, come assessore alla cultura questa mattina ho fatto un saluto iniziale e faccio questa incursione. Mi è stato chiesto, insomma, dal CESBI di leggere le motivazioni per cui appunto il premio è andato al dottor Tripodi, e quindi, insomma, leggo appunto motivazione non certo mia, ma del comitato che appunto ha individuato lei come vincitore. La commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione del premio finalizzato alla valorizzazione degli studi su Benvenuto da Imola propone come vincitore il dottor Gian Domenico Tripodi per la tesi magistrale intitolata Il commento di Benvenuto da Imola alle Georgiche di Virgilio, discussa presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel corso dell'anno accademico 2018-2019. La tesi è dedicata al commento che Benvenuto compose sulle Georgiche di Virgilio. Offre per la prima volta l'edizione integrale dell'ampia esegesi riservata all'antico poema e ne analizza le stratificazioni testuali, dalle ricollette alla forma definitiva, attraverso l'analisi di prima mano dei manoscritti. Si tratta di un contributo innovativo e di grande impegno, che consente di valutare meglio l'attività di Benvenuto da Imola, commentatore degli antichi. È così possibile comprendere il metodo di procedere del maestro nella spiegazione alle Georgiche, spesso in diretta competizione, per non dire conflitto, con il commento di Servio. L'edizione consente altresì di valutare la struttura delle lezioni, di computare il tempo riservato da Benvenuto al commento del capolavoro virgiliano e di verificare la portata delle fonti messe a profitto per illustrare il testo. La tesi del dottor Tripodi è elaborata con rigore, serietà e competenza ed è pertanto meritevole del premio. Tengo magari ad approfondire un attimo questo aspetto, lo diceva prima il dottor Carlo Rossi, la biblioteca ha organizzato insieme al CESBI questa giornata di studi perché, insomma, ritenevamo che fosse fondamentale nell'anno
in cui ricorrono i 700 anni appunto dalla morte di Dante, ricordare in questa città con l'organismo forse oggi più accreditato, direi a livello internazionale, quello che ci avete presentato questa mattina lo dimostra, di benvenuto, il nostro concittadino, e quindi insomma ci tenevamo ad ospitare all'interno della biblioteca questo percorso. Ci tengo a sottolineare che tutto quello che questa mattina avete ascoltato o appunto non siete riusciti ad ascoltare in realtà è registrato sulla pagina della biblioteca del Comune di Imola, BIM, Biblioteca Comunale Imola appunto, e sul credo insomma lo sarà sul sito ovviamente del CESBI, quindi per tutti coloro che insomma non sono riusciti o questa mattina o magari nel pomeriggio ad essere con noi avranno la possibilità ovviamente di approfondire ulteriormente. Io mi limito davvero a ridare la parola a voi e a ringraziare per l'elaborazione, insomma per la ventata che insomma ci avete portato, no? Anche di studi in questa direzione, che certamente una biblioteca come la nostra non avrebbe potuto approfondire se non in collaborazione anche con tante università, quelle da cui provenite, quindi davvero non mi resta che ringraziare tutti voi. Riprendiamo la posizione con la quale abbiamo aperto questa mattinata, perché adesso è giunto il momento di avviare la presentazione del volume che noi abbiamo qui, che possiamo anche mostrare un po', ecco, anche se da lontano, ma insomma si tratta finalmente della lettura Dantis Ferrariensis, che completa l'edizione avviata proprio in concomitanza con la nostra nascita, no? Della prima serie di lezioni che Benvenuto tenne a Bologna, sempre sul suo amatissimo Dante. Ed è, direi, molto anche toccante questo momento, perché la edizione delle lezioni bolognese era firmata da Paolo Pasquino, e questa edizione invece ha tre firme, perché al nome di Pasquino si uniscono anche quelli di Fabio Sartorio, ma soprattutto, io lo cito per ultimo, ma primo diciamo proprio per meriti, il nome di Carlo Paolazzi, che è stato anche uno degli ideatori insomma di quella prima giornata su Benvenuto da Imola dell'89, alla quale anche Alfredo Cotignoli era presente e ha dato un importante contributo, e che ha dato l'avvio insomma diciamo al rilancio di un Benvenuto non solo commentatore di Dante. E quindi è piacevole sapere e vedere anche il suo nome su questa edizione, che è stata al centro delle sue pluridecennali attenzioni a Benvenuto da Imola. Purtroppo padre Carlo Paolazzi non è in condizioni di salute tali da poterlo avere qui anche solo con un collegamento, quindi gli mandiamo insomma il nostro pensiero affettuoso e la gratitudine, ecco, di tutti noi. Quindi un ricordo anche personale, ecco, perché è stato davvero una guida per noi, e tutti e due abbiamo avuto la fortuna di averlo proprio come docente all'Università Cattolica, e quindi abbiamo avuto anche il contatto con la persona, che era persona di umanità, ecco, molto accentuata, e che quindi ricordiamo sempre con vivo piacere, e quindi gli auguriamo una pronta guarigione. Ecco. Quindi questo per quanto mi riguarda.
Non so se Marco vuole aggiungere qualcosa prima di collegarci con Paolo Pasquino. Soltanto due parole, unendomi al tuo saluto rivolto a padre Carlo Paolazzi, che è stato effettivamente anche il mio professore di filologia dantesca, un corso che ho frequentato al mio primo anno in università e nel corso del quale ho cominciato a imparare a conoscere e apprezzare Benvenuto da Imola, quindi è con vero piacere che oggi vedo qua su questo banco, e ci sarà la presentazione da parte dei curatori di questo volume con la lectura Dantis Ferrariensis. Mi ricordo ancora le fotografie di un manoscritto Ashburnham vergato dalla mano un po' irregolare, se non tremolante, di Tedaldo della Casa, aspra nella decifrazione, con il quale mi sono avvicinato per la prima volta proprio in quelle lezioni di tanti anni fa alla figura di Benvenuto da Imola e in particolare a questa forma particolare di lettura di Dante che viene appunto dopo l'edizione curata da Paolo Pasquino, sempre uscita presso la casa editrice Longo in questa splendida forma editoriale della lettura Dantis Bononiensis, e adesso viene appunto la lettura Dantis Ferrariensis che ci verrà illustrata dagli stessi curatori. Sì, quindi vediamo il collegamento. Ecco qua. Eccomi. Mi sentite? Sono Sartorio, Fabio Sartorio. Fabio. Ciao. Buongiorno. Se permettete, buongiorno. Faccio io una brevissima incursione, perché poi corre l'obbligo, insomma, di lasciare spazio al vero artefice di quest'opera, che è Paolo Pasquino. Aggiungo naturalmente anche il mio sentimento di vicinanza a padre Carlo e alla sua famiglia, che so che ci sta seguendo. Però tra gli ispiratori, insomma, del nostro culto dantesco, io aggiungerei anche il nome del professor Luca Carlo Rossi, che con le sue lezioni illuminanti in cattolica è stato veramente per noi una guida. E, per quanto riguarda, per completare i ringraziamenti, oltre alla Biblioteca di Imola e al CESBI, io vorrei aggiungere naturalmente il nome di Alzio Longo, che è già stato fatto. Ma soprattutto la provincia dei frati minori di Toronto, nella persona di padre Claudio Moser, che ha sostenuto proprio il nostro lavoro, e anche la comunità francescana di Mezzo Lombardo, che ci ha assicurato il suo sostegno e anche generosamente ospitato i nostri incontri operativi, insomma, per completare il lavoro. Lascio subito la parola a Paolo, soltanto vorrei aggiungere, ecco, che personalmente sono stato cooptato in questo autorevole gruppo di lavoro, io per difetto di talento e di opportunità, esattamente in quest'ordine, di talento e di opportunità, poi non ho proseguito professionalmente gli studi danteschi, quindi per me questa esperienza è stata veramente così... un'occasione per indossare i panni curiali, ecco, per respirare un'aria veramente pura e forse anche un po' rarefatta per le mie capacità. E, ho finito, se poi posso mi riserverei una chiosa, non so come dire, poetica, ma dire poetica al cospetto di Dante è troppo, dai, diciamo sentimentale e goliardica alla fine dell'intervento di Paolo, a cui subito cedo la parola, ringraziandolo per essere stato, insomma, l'artefice di questo vero di questo lavoro e per essere stato con me il prodigo della sua amicizia e della sua sapienza. Grazie a tutti, a dopo se posso. Ok, benissimo, mi sentite? Si sente quello che dico? Perfetto. Sì, ti vediamo okay. Anche. Sì, benissimo, tutto funziona allora. Allora, io vi parlerò di come è nato e di come è andato avanti questo progetto. L'avvio del nostro progetto
di edizione del testo, di questa seconda fase redazionale, così l'abbiamo sempre chiamata nei nostri incontri, del commento di benvenuto, risale a un lontanissimo 1995, quando fu concordata con il sottoscritto l'assegnazione di questo lavoro come tesi di dottorato. E a suggerire l'incarico, ma non a esserne il coordinatore in ambito accademico, fu proprio Carlo Paolazzi, che, come è noto, nel 1979 chiarì definitivamente che le lezioni dantesche del nostro si articolavano in due cicli, non uno, tenuti prima a Bologna e poi a Ferrara, a pochi mesi di distanza l'uno dall'altro. La testimonianza dei quali è affidata a due distinti corpora di chiose, giunti a noi attraverso due, io direi piuttosto precise, annotazioni redatte da due uditori presenti ai corsi. Questi due quaderni di appunti hanno conservato con grande fedeltà i loro contenuti, però l'età contemporanea in un primo tempo non ha avuto chiare le loro rispettive identità. Così il testo del primo ciclo fu reso noto come il prodotto di una persona diversa dal suo vero autore, e cioè il famoso Stefano Talice, che è stato soltanto un copista in realtà. Il testo del secondo, invece, è stato considerato come benvenutiano, però con un sacco di interrogativi sulla sua natura e sul suo rapporto con tutto ciò che, senza ombra di dubbio, era proprio opera di Benvenuti. Solamente in un secondo tempo si arrivò a capire come stavano le cose, come effettivamente stessero le cose. Però i due cicli rimasero al mondo in questa condizione, due esperienze diverse, edita la prima ma non con il nome del suo vero autore e inedita la seconda ma almeno benvenutiana. Ecco, l'inedito testo di questa seconda esperienza di Benvenuto è diventato il mio campo di indagine. Il mio compito è stato quello di curarne la prima edizione moderna. Però, considerata la notevole ampiezza del testo, che a un primo sguardo potete verificare in base alle dimensioni del volume a stampa che adesso lo ospita e che vedete, e di conseguenza l'enormità del progetto, cioè vista l'enormità del lavoro che si profilava, si pensò subito che fossero necessarie più persone per affrontare il tutto. E così, dantescamente, questa immensa mole di lavoro fu ripartita fra tre curatori e si formò una squadra che all'inizio conobbe qualche avvicendamento, ma i cui componenti si stabilizzarono appunto nelle figure di Carlo Paolazzi per la cura della sezione di testo relativa al Paradiso, Fabio Sartorio per il Purgatorio e il sottoscritto per l'Inferno. E così questa equipe era pronta ed era oltretutto composta da studiosi che erano già legati da un rapporto di familiarità, visto che Fabio Sartorio e Paolo Pasquino erano già allievi di Carlo Paolazzi, avendo entrambi lavorato alle rispettive tesi di laurea con quest'ultimo. E così ebbe inizio per tutti e tre un individuale apprendistato sull'unico testimone delle lezioni ferraresi di Benvenuto, il codice appunto Ashburnham 839 della Biblioteca Laurenziana di Firenze, che è un volume di 182 carte composto da due parti, che sono il commento all'Inferno e al Paradiso, trascritte da una mano ignota ma comunque comprensibile. E una parte, il commento al Purgatorio, che è redatta da una mano nota, che è quella di Tedaldo Della Casa, ma in questo manoscritto difficilmente comprensibile per questioni di dimensionamento delle lettere, di modulo piuttosto piccolo, di ambiguità inesauribile delle spesso sommarie abbreviazioni tachigrafiche, che in un certo senso, insomma, messa a confronto con altri campioni della scrittura di Tedaldo che ho visionato anni fa, di modulo maggiore con spaziature differenti,
è decisamente più difficile, cioè quelle scritture erano, erano molto più leggibili rispetto a questo tremendo campione del purgatorio curato da Tedaldi. Quindi al curatore di questa sezione, che è Fabio Sartorio, è toccato dunque il compito di decifrazione più arduo, perché la scrittura di Tedaldo, proprio fittissima di abbreviazioni e di segni accennati delle volte in modo veramente vago e minuto, è davvero difficile da interpretare, anche per un occhio esperto e abituato ad essa. Cioè, anche se ci fai l'abitudine, poi ti trovi in difficoltà praticamente sempre. In parallelo a queste prime esperienze di trascrizione del testo da parte dei singoli curatori, ciascuno con le proprie modalità, con i propri tempi, con i propri approcci, ha avuto inizio un delicato lavoro di costituzione di criteri di trascrizione prima e di edizione poi, che aveva lo scopo di uniformare le modalità operative di tre persone, di tre studiosi come noi, che comunque erano abbastanza distanti l'uno dall'altro dal punto di vista della residenza, perché noi abitiamo in tre regioni diverse del nord Italia. Io abito in Piemonte, io sono a Biella, Fabio Sartorio abita in Lombardia, vicino a Lodi, e Padre Carlo abita vicino a Trento. Quindi questa progressiva costruzione dei criteri, che cercava di approdare alle soluzioni man mano che si profilavano i problemi, ha avuto il suo necessario spazio di espressione in quei periodici incontri che il terzetto regolarmente organizzava, insomma, per vedersi e fare il punto della situazione. Gli ambienti che hanno ospitato le nostre attività di discussione e di stabilizzazione delle norme fondamentali del cantiere benvenutiano sono state nel corso di questi anni le strutture conventuali presso le cui comunità viveva il padre francescano Carlo Paolazzi. Dai Colli Albani, vicino a Roma, alla Piana Rotaliana nel Trentino. Le nostre tre sedi fondamentali sono state Grottaferrata, Trento e Mezzo Lombardo, e in queste sedi sono stati vagliati sistemi di trascrizione, procedure per la correzione del testo, sistemi per circoscrivere in modo uniforme i confini fisici delle chiose, ma anche cose come cadenze e ritmi della punteggiatura, modalità di gestione dell'apparato critico, contenuti e calibrature dell'apparato di commento, strategie per il reperimento delle fonti e linee comuni di editing. Quindi tutte queste cose sono diventate il terreno di confronto e di decisione in tutti questi anni. Le esperienze, i primi risultati concreti, sono stati poi impiegati nella creazione della base metodologica della Constitutio Textus, che ha avuto come espressione, insomma, che è stata spiegata in un mio saggio uscito nel 2006 su Rivista di Studi Danteschi, che si intitola Per l'edizione delle letture dantesche di Benvenuto da Imola. E in questo saggio si dimostra che per correggere i guasti della tradizione unitestimoniale del nostro testo è particolarmente funzionale ricorrere alle parallele esperienze autoriali del primo ciclo di lezioni dantesche, che è quello bolognese, e della versione finale del commento alla Commedia, di cui, come si è detto, le prime due costituiscono un inizio, cioè le prime, quelle bolognesi, costituiscono un inizio e quelle ferraresi sono un primo abbozzo di sviluppo. Questo contributo avvalorava anche sì la funzionalità, nell'ottica della emendazione del nostro testo, del commento di Fra Giovanni da Serravalle e delle chiose sparse del cosiddetto Codice Caetani,
i cui materiali sono debitori di quelli delle lezioni ferraresi. C'erano poi altri due apparati di note discendenti dal nostro testo, che potevano quindi essere utili a ricostruirlo, ossia le chiose sparse del codice 2143 della Biblioteca Nazionale di Firenze, in cui confluiscono, come da poco è stato dimostrato, anche dei contributi riferibili al commento di Francesco D'Abuti, e il codice italiano Zanetti 54 della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, che è stato precedentemente nominato. In quel manoscritto lì confluiscono, insomma, delle chiose derivanti dal nostro testo. Queste due piste di indagine erano state accennate, ma verificate con scarsi risultati all'epoca del saggio, ma poi hanno dato delle prove più sensibili negli anni a venire. Cioè, io avevo detto in quel saggio che c'era poco che poteva essere recuperato da queste due testimonianze, ma poi successivamente, nei contributi successivi, in un contributo successivo e poi nell'edizione che avete di fronte, insomma, si dà ragione di qualche cosa di un pochino più consistente, che è stato possibile recuperare grazie a loro due, grazie a questi due testi. Chiudo quest'ultima digressione per arrivare a parlarvi della prima svolta nella storia del nostro lavoro. Come saprete, negli anni 90 ha preso corpo il progetto dell'edizione nazionale dei commenti danteschi, promosso attraverso la casa editrice Salerno dal suo massimo patrocinatore, Enrico Malato, e orientato a raccogliere tutte le forze disponibili a realizzare, insomma, l'obiettivo a cui questa intitolazione allude. È stato naturale che anche il nostro contributo rientrasse fra le disponibilità richieste, e così fu, però con una novità. L'edizione di Benvenuto necessitava di un curatore del testo della versione finale del commento, anche, ed è ovvio, e questa persona fu individuata nella figura di Giancarlo Alessio, e ovviamente di un curatore del testo delle lezioni bolognesi, che furono affidate a me. E questo avveniva nell'anno 2001. Quindi, eccomi impegnato nel primo anno del nuovo millennio in un'impresa duplice e onerosa. Da una parte c'era il cantiere ferrarese e dall'altra il nuovo cantiere bolognese. Dal momento che i due progetti rientravano nel quadro di un'edizione nazionale, fu ben presto evidente la necessità di adeguare il lavoro da noi svolto a una serie di criteri di grafica e di articolazione comuni. Perciò, imparate le regole di quella che noi abbiamo chiamato la Salernitas, no? dal nome della casa editrice, abbiamo pazientemente riadattato il nostro testo alle specifiche che erano richieste. Quindi abbiamo in pratica ricominciato con un lavoro di risistemazione e riadattamento a quello che avevamo concordato con l'editore. Questo adattamento ha portato alla riconversione di alcune soluzioni editoriali che già avevamo adottato. E una per tutte, quella che proprio è stato più scomodo e proprio mi è spiaciuto di più sacrificare, ma abbiamo dovuto rinunciarvi, è una soluzione che aveva degli indubbi vantaggi in termini di praticità, ed era la soluzione che avevamo adottato per lo scioglimento delle forme abbreviate di parole dalla grafia incipite. Cioè, come è normale nelle scritture medievali, le parole si presentano con forme diverse, visto che non esiste alcuna uniformità grafica, del tipo auctor,
può indifferentemente comparire scritto con la C, quindi auctor oppure senza, autor. Fatto salvo il rispetto della duplicità della forma, che nelle forme a tutte lettere, nelle versioni a tutte lettere abbiamo sempre rispettato, come dovevamo agire nel caso in cui il copista ricorra all'abbreviazione AU e OR in apice? Cioè, con un'abbreviazione così sintetica, cosa si abbrevia? Cosa si scrive? Auctor oppure autor? Quest'ultima forma tachigrafica è inabile a esprimere una delle due forme, cioè eludendone la realizzazione grafica praticamente ne neutralizza l'alterità, che è una scelta molto comoda per chi deve copiare il testo, per il copista del testo, ma non lo è per l'editore, che si trova obbligato a rendere esplicito ciò che rimane implicito perché ambiguo. Allora, per ovviare al problema, la comoda soluzione che fu adottata fu quella di optare per una delle due forme sulla base di un corpus di forme guida formulato sulle testimonianze a tutte lettere presenti nel codice, con l'avallo, dove possibile, dei lemmi delle forme lemmatiche presentate dal quasi contemporaneo Catolicon di Giovanni da Genova o dalle derivazioni vecchie di Uguccione da Pisa, scrivendo nella parte sottaciuta in corsivo per segnalare che sì, una scelta era stata fatta, ma sulla base di un'assenza informativa che veniva segnalata, cioè per far capire insomma la situazione. Proprio questa è stata la prassi ed è questa la strategia che a me piaceva tantissimo, ma che poi abbiamo dovuto eliminare. È stata la prassi seguita proprio da Luca Rossi nell'edizione delle Chiose Ambrosiane e nell'edizione di Graziolo Bambaglioli, che noi adottammo in quanto ottima e comodissima, ma che non fu considerata appunto di agevole realizzazione tipografica e per questa ragione fu scoraggiata. E questa è stata la cosa che proprio mi è spiaciuto di più in assoluto sacrificare, perché andava così bene e niente. Abbiamo dovuto quindi fare una scelta. Si dovette riaffrontare questo aspetto e si giunse quindi a un'altra soluzione. Rinunciare a questi pratici immediati corsivi e adottare, scrivendola però in tondo, una delle due forme. Cioè, questa seconda azione è facile, però la prima era piuttosto difficile, perché con questa rinuncia ci siamo sentiti vincolati all'obbligo della statistica, che imponeva, come in un sistema di libere lezioni, una precisa mappatura dell'esistente, nel nostro caso le occorrenze grafiche del codice. E così è stato necessario fare un censimento completo delle grafie esplicite e delle situazioni implicite presenti. Bisognava infatti arrivare a determinare le soluzioni di maggioranza delle prime per dare una forma alle seconde, con un grado di riflessione del reale più fedele dell'adozione di assetti grafici, che per certo si sapeva che esistessero, ma non con quale estensione. E allora, con quest'ottica, sono stati messi a punto quegli enormi elenchi che nella nota al testo documentano le analisi condotte e di conseguenza le scelte fatte. Nella nota al testo ci sono delle sezioni lunghissime in cui viene fatto praticamente proprio il censimento delle forme esplicite che rendono motivata, insomma, la scelta che noi operiamo e che poi alla fine rendiamo chiara. Una volta poste in essere le basi metodologiche sul nuovo binario della Salernitas, per entrare nel quale fu necessaria una riconversione di tutto il testo, che si aggiunse alla sua naturale evoluzione, le nostre attività proseguirono spedite nel nuovo millennio.
e in parallelo avanzava la costruzione della lettura Dantis Bononiensis. Era sempre più chiaro che il testo di ogni lettura era prezioso per sanare i guasti monotestimoniali dell'altro e che quindi ogni progresso da una parte determinava un vantaggio dall'altra. E così andammo avanti. Ciascuno di noi nella propria vita era impegnato in qualcosa che rendeva il lavoro benventiano un'attività non prevalente da riservare solamente ai momenti liberi. Perché Carlo Paolazzi era alle prese con l'edizione degli scritti di San Francesco, mentre i bioritmi scolastici di Fabio Sartorio e del sottoscritto veramente limitavano alla sola estate il momento propizio alle cure del testo. Quando con l'arrivo dell'estate veniva interrotta la nostra clausura liceale, ecco, bisognava recuperare la concentrazione necessaria per affrontare tutte le questioni rimaste in sospeso dalle precedenti sessioni o emerse ex novo e addomesticare con la necessaria pazienza tutti quei problemi che manifestavano maggiori resistenze a farsi risolvere. L'avanzamento nella preparazione del testo procedeva a strati, facendoci scoprire come da un livello all'altro ci fossero dei margini di cambiamento che non avremmo ipotizzato. A ogni controllo generale del testo arrivava la possibilità di un'innovazione, di un progresso nella comprensione, di una somiglianza più convincente alla realtà. Cioè, ci stupivamo di volta in volta di come ciò che avevamo risolto e che ci sembrava inoppugnabile, poi invece era passibile ancora di un cambiamento, e anzi il cambiamento dimostrava, nel fatto di essere convincenti, dimostrava che c'eravamo sbagliati prima. Ma è a questo punto che si sviluppa la sensazione di essere giunti molto al largo, in un mare aperto, distante da qualunque costa, e veramente circondati solo da orizzonte. Quindi ci siamo trovati in spazi senza confini, in prospettive estese, che dopo che il peso della fatica stava cominciando a farsi sentire, non lasciavano intravedere alcuna meta. Questa era proprio la sensazione tangibile della lunghezza del viaggio, che una volta superato il punto del non ritorno, era veramente impossibile non avvertire. È una sensazione simile a quella che si prova leggendo per esempio Moby Dick di Melville. Ci sono delle sezioni intere di romanzo in cui non succede niente, in cui navigano in mezzo al mare e non c'è veramente nessun evento significativo che dia una scansione, che dia l'idea di un possibile cambiamento. Ecco, noi siamo arrivati a un punto in cui sentivamo questo. A ricorrere ogni tanto nelle nostre conversazioni di quegli anni era proprio l'espressione punto di non ritorno. Cioè, da qui non si può più tornare indietro. Alle nostre spalle c'è una porta chiusa e davanti a noi c'è uno spazio indefinibile. Quindi non si può tornare indietro, ma si va solo avanti. La navigazione è andata avanti con queste sensazioni per diversi anni. Però a un certo punto si è formata chiara la consapevolezza che la strada ancora da percorrere si stava accorciando. Il computo della rotta ci restituiva delle misure via via inferiori e noi procedevamo incontrando problemi da risolvere sempre meno consistenti. Cioè l'entità del da farsi si andava lentamente ma sicuramente assottigliando
e da un certo punto in poi non è stata necessaria nemmeno troppa pazienza per farsi guidare lungo questa stabile direzione. Tuttavia, l'ultima fase di un'esperienza non è detto che sia la migliore, anche se comincia a sentire che qualcosa è meno sconfortante di prima. Quella che non è detto che sia la migliore, cioè quella che rende finalmente percepibile l'arrivo a una destinazione. Perché non ha confini precisi, cioè non c'è un punto in cui comincia e si differenzia da ciò che è stato prima. Cioè ha lo stesso grado di indeterminatezza della famosa linea d'ombra di Joseph Conrad, soltanto che si colloca dopo anziché prima. Cioè la linea d'ombra di Conrad è un momento che devi attraversare e poi dopo hai le idee abbastanza chiare. Noi invece ci stavamo entrando, cioè dopo l'intera esperienza. E come seconda cosa, non è definibile nelle sue dimensioni. Può estendersi per poco oppure per tanto. E la sua peggior caratteristica è che non è possibile concepirne la durata. E infine, terza cosa, è la fase in cui sei più vulnerabile. Perché sei meno propenso rispetto all'inizio ad affrontare i rovesci della fortuna. Cioè, ormai senti di aver pagato il debito nei confronti di ciò che può andare storto. Cioè, ormai l'hai calcolato, l'hai accettato, l'hai superato e non ritieni possibile che l'imponderabile abbia spazi per imperversare. E invece la sua azione non tiene conto dei tempi che la naturale propensione di tutti al fatalismo ritiene intoccabili. Cioè, tutti siamo convinti che, insomma, il nostro debito l'abbiamo pagato nei confronti di quello che può non andare bene, quindi insorgiamo se le cose non vanno proprio così. E infatti arriva una nuova svolta, si profila al nostro orizzonte. Una serie di incontri periodici con i responsabili dell'edizione nazionale dei commenti danteschi faceva sì che la situazione del progetto Benvenuto, che non coinvolgeva soltanto noi, venisse regolarmente monitorata come ora. Ma in quello che sarebbe stato l'ultimo di questi incontri nell'estate del 2015, risultò chiaro che il piano che ci riguardava aveva assunto una fisionomia differente da ciò che si era delineato all'inizio. E che per le scelte editoriali non dipendenti dall'importanza del contenuto, alle letture sarebbe stato dato uno spazio di pubblicazione decisamente più ridotto. L'edizione in forma integrale del testo delle lezioni di Bologna e di Ferrara non faceva più parte del programma in cui eravamo entrati quasi un quindicennio prima. Cioè l'edizione ci sarebbe stata, ma non integrale. E a quel punto però non avemmo dubbi circa la nostra volontà di condurre a termine il lavoro su entrambi i fronti e di vederlo edito in veste completa e nei tempi giusti. E quindi contattammo l'editore Longo, il cui impegno nell'ambito della promozione di testi di interesse dantesco è ovviamente inutile sottolineare, è assolutamente pletorico sottolineare, e proponemmo a lui la pubblicazione della lettura Dantis Bononiensis e della lettura Dantis Ferrariensis. Alfio Longo accettò e iniziò così una nuova fase della nostra attività, quella che nei nostri file succede alla Salernitas con il titolo di Recensio Longina. Quindi dal 2015 inizia la fase Longina e finisce quella finisce praticamente la Salernità. All'epoca della Recensio Longina, la costruzione di entrambe le letture poteva dirsi conclusa.
Fu difficile invece la preparazione dei volumi che dovevano ospitarle, perché la definizione di un layout di pagina comprensivo di testo, apparato critico e apparato di commento comportava un adattamento tecnico più complesso rispetto a quello di un libro normale, in cui generalmente ci sono solo il testo e le note. Ma nell'editore Ravennate c'era una lunga storia di competenza a garantire la realizzazione dei desiderata e soprattutto, devo dire, una solida capacità di esercitare l'arte della pazienza nel sopportarmi, accettando le innumerevoli esigenze, richieste, modifiche e correzioni che non gli ho mai risparmiato in questi anni. E così, dopo aver sottoposto l'editore Longo a una dura serie di fatiche, finalmente nel febbraio del 2017, dopo quasi 2 anni di bozze, vede la luce la lettura d'Antis Bohemiensis e quasi subito inizia la composizione editoriale della Ferrariensis. Ecco, anche in questo caso, quello che dicevo prima, l'incanto della terza fase, si è ricordato che ne avevamo ancora una da pubblicare, e siccome l'incanto della terza fase ha riconosciuto in noi della gente versata ai viaggi di lunga distanza, ci ha consegnato un itinerario suppletivo che si è rivelato di non poco momento, cioè quello della preparazione del testo delle bozze del testo ferrarese, che è un 25% più ampio di quello bolognese. Quindi passano altri 2 anni di lavoro fino al 2020, che è l'anno in cui fa la sua comparsa il Covid. Quindi, quando la pandemia globale, da cui ancora non siamo usciti, giunse a oscurare i progetti di tutti, ecco, noi eravamo ancora nel pieno. Moltissime attività si fermarono. Il mercato librario, cioè almeno quello di nicchia come quello in cui si colloca il nostro lavoro, conobbe una severa battuta d'arresto e gli editori smisero di produrre. Era un'altra dilazione, certo non dipendente dalla volontà di nessuno, ma questa dilazione spostava più in là il varo della lettura d'Antis Ferrariensis. Ecco, è stata la progressiva ripresa dei primi mesi del 21 che ci è stata, insomma, che ci è stata propizia. Abbiamo sfruttato l'onda positiva di questa ripresa e nell'ultima estate, completammo quanto ci mancava per vedere il libro finito. Senza rendercene conto, eravamo arrivati a destinazione proprio nell'anno del settecentenario della morte di Dante. Una coincidenza del tutto inaspettata e non studiata, e soprattutto piena di suggestioni, esattamente come la suggestione che riguarda Ravenna, che è stato anche per noi l'ultimo approdo di un viaggio. Approfitto ancora della vostra pazienza per dirvi 2 cose su qualche cosa simpatica di benvenuto. Rispetto, insomma, al tantissimo che è stato sempre osservato e messo in evidenza a proposito del nostro, ecco, potrebbe essere di qualche interesse considerare questo aspetto meno evidente della duttile e poliedrica conoscenza del mondo che Benvenuto possiede e tante volte anche ostenta.
Nella nostra lettura ci sono alcuni toponimi che sono estremamente precisi, che sono molto legati proprio alla cultura di un luogo e in certi casi non proprio ordinari, recepibili attraverso una conoscenza mediata, attraverso le solite fonti scritte, oppure attraverso le solite e normalissime fonti orali di benvenuto, oppure anche una conoscenza diretta. Cioè, per esempio, nel commento Purgatorio 575, a proposito del posto in cui perde la vita Jacopo del Cassero, ecco, si indica uno specifico Gurgeganea, che è un termine che indica le zone di campagna paludose vicino al fiume Bacchiglione. Questo termine è effettivamente un toponimo in uso tra i secoli XI e XIV, che Benvenuto conosce. Poi ci sono le celeberrime salse, Macheti Mena, Assi Pungenti Salse, che tutti conoscono, e che Benvenuto conosce meglio degli altri, perché le salse sono un posto vicino vicino a Santa Maria del Monte, a Bologna, in cui venivano gettati i cadaveri dei malfattori. E poi c'è una cosa che riguarda proprio il posto in cui sono io. C'è una località presso cui si sono raccolti qui nel Biellese i seguaci di Fra Dolcino. C'è un posto che Benvenuto indica con una certa precisione, Mons Gazzari, cioè Monte dei Gazzari. E questo termine è proprio deriva da Catari, praticamente, e nel 300, qui nel Biellese e anche nella Valsesia, che è proprio poco più in là, vengono indicati gli aderenti al gruppo degli apostolici, cioè in pratica i seguaci di Dolcino e i suoi seguaci sono i Gazzari. E ci sono rimaste delle tracce molto significative nella toponomastica del luogo. Per esempio, il Monte Zebello, presso Trivero, che è qui in provincia di Biella, presso cui insomma si sono trasferite alcune comunità ereticali, è stato chiamato Rubello, in quanto occupato dai ribelli, appunto, oppure Monte Gazzaro, cioè è un nome che è un toponimo che è piuttosto forte nella toponomastica e negli usi linguistici di questa zona qui. E Benvenuto questo lo sa. Con questo vi ricordo ancora una piccola cosa, un toponimo che viene adoperato da Benvenuto quando parla di quel verso di Inferno 10, quella non facile allusione che Dante riserva a Farinata degli Uberti, quando dice che in seguito alla terribile battaglia di Monte Aperti, tale orazione fa far nel nostro tempio. E secondo Benvenuto questo tempio sarebbe la chiesa fiorentina di San Pierschiaraggio, che è quella chiesa di cui rimangono soltanto alcune vestigia, è stata incorporata nel Palazzo degli Uffizi da Vasari, quando poi ha costruito quell'edificio, ha lasciato, se voi notate nella via che c'è tra Palazzo Vecchio e gli Uffizi, ci sono ancora le colonne e gli archi di San Pierschiaraggio. Ecco, questo posto viene indicato da Benvenuto come un toponimo che all'inizio non riuscivo a capire e che mi veniva voglia appunto di correggere, di relegare in apparato, Santa Maria Scalagio. Però studiandoci un po' su, poi mi sono accorto, insomma, ho recuperato attraverso la bibliografia la notizia di una chiesa che era intitolata Santa Maria Fereleuba e che era sotto la chiesa di San Pierschiaraggio. San Pierschiaraggio è stata ricostruita sopra questa Santa Maria Fereleuba di origine longobarda
E ci sono appunto delle teorie che la danno, insomma, come un segno storicamente accertabile. E il Benvenuto casualmente, insomma, utilizza questo nome proprio in riferimento a un posto in cui c'era una chiesa di Santa Maria, o si suppone ci fosse una chiesa di Santa Maria. La questione in realtà è abbastanza dibattuta, però trovare questo riferimento benvenutiano, insomma, mi è sembrato significativo e non casuale, ecco. L'uso di questo toponimo da parte di uno informatissimo come Benvenuto costituisce un'interessante coincidenza, ecco, che non mi è parso inopportuno segnalarvi. E con questo vi ringrazio, io ho finito. Scusate se mi sono dilungato. Quindi grazie a Paolo per questa cronaca molto affettuosa e piena di notizie. Ci fa piacere che questi viaggi che vi hanno portato in mezzo alle linee d'ombra oppure a sentirvi come degli ACAB siano però poi arrivati finalmente all'approdo, e quindi queste edizioni annunciate sono poi diventate realizzate finalmente. Quindi grazie a nome di tutti gli estimatori di Benvenuto. Direi che però vorrei aggiungere, dobbiamo prima, io voglio dire una cosa, penso anche Marco a proposito del contenuto velocemente, ma prima ci aveva chiesto Fabio di riprendere la parola appena tu terminavi, e quindi sì, se possiamo collegarci con lui. Ci sono, ecco, solo un minuto se non siamo troppo lunghi. Volevo dire che, vabbè, capite dopo questo intervento che a me tra Madre Carlo Paolazzi e Paolo Pasquino è rimasto solo da ritagliarmi un ruolo, direi, giullaresco, insomma, ecco. E quindi tra diciamo, i prodotti collaterali, tra i cascami dei nostri incontri estivi, ci sono anche una serie di componimenti, di brevi poesie che hanno un po' scandito le tappe del lavoro. D'accordo con Paolo, se riesco a condividere lo schermo, ve ne faccio vedere uno, poi non sono un fine decitore, vi accontenterete della mia recitazione. Ci provo, perché con la DAD abbiamo imparato tutti, ma poi le cose brutte si scordano in fretta. Non so se si vede il testo. Sì, allude alla fase del lavoro che Paolo ha chiamato recensio longina. Leggo, molti impliciti sono già stati chiariti da Paolo, altri bene rimangano tali rispetto al travaglio dell'edizione. Vado e poi vi ringrazio dell'attenzione. Allora, cambio stagione, accostando il lavoro del Limolese a Brescia, allora con giovenile piglio, tra sodali avviamo il bell'arnese senza tema di mora o di periglio. Poscia venner silenzi e lunghe attese, scolar gravami, oblii, cieco puntiglio parevano frustrar le nostre imprese, lunge non fumo dal mutar consiglio. Siamo giunti al fin, con piemontese ingegno, trentino magister cuore lombardo, solchiam le nebbie di glorioso porto, ma in futur, già drizzati ad altro segno, pur si discosti da mezzo lombardo, noi giammai scorderemo questo di porto. Grazie a tutti. Grazie dell'occasione. Grazie, bellissimo questo ricordo in versi. Ecco. Ci vorrebbe un commento di Benvenuto a questo punto, no? Ecco, no, io volevo solo dire una cosa a proposito del tipo di lavoro che è stato compiuto dai curatori attorno a questa edizione. Perché riprende la linea che era già per le letture bolognesi, cioè l'idea di avere non solo un testo leggibile, altamente leggibile sotto il profilo contenutistico, grafico e anche una pagina ariosa, ma soprattutto avere un commento. Commentare un commento sembra un paradosso, no?
In realtà è un lavoro fondamentale, come abbiamo sentito anche questa mattina, perché alle spalle della glossa c'è tutto un mondo di ricerca, di riflessione, di contenuti, di riferimenti che vanno decifrati e che aprono mille altre porte. Quindi questo è un punto centrale che mi sembrava opportuno ricordare, perché è parte integrante, insomma, dell'edizione critica. Questo solo volevo dire. Marco, niente, non hai nulla da aggiungere. Ecco, allora pensavamo, visto che siamo perfetti con i tempi, se volevamo fare una piccola pausa, proprio di 10 minuti, in modo tale da riprendere il fiato, e poi concludiamo con l'ultima relazione. Va bene? Allora, tra 10 minuti.